Torniamo un attimo al conflitto di interessi, perché questo insomma è qualcosa che tra l'altro ho visto stamattina, lei ha già detto qualcosa. Lei ha parlato di orientare, no? Di orientare l'informazione, insomma è un'accusa abbastanza pesante e soprattutto è pesante quando si generalizza, perché insomma, il rischio poi, e lei deve saperlo da uomo di istituzioni, è come se io oggi dicessi che. Le faccio un esempio molto sincero e molto personale, probabilmente non dovrei farlo, ma lo faccio. È come se io oggi le dicessi che tutta la magistratura, per la vicenda che la mia famiglia ha subito, è un certo tipo di magistratura. E questo è sbagliato, ed è la cosa più sbagliata che un uomo delle istituzioni può fare. Sul conflitto di interessi, allora anche la Casaleggio, allora anche la piattaforma Rousseau, allora tutto quello che c'è dietro, allora i parlamentari che devono iscriversi a quella piattaforma. Allora si orienta anche lì. Allora, rispondo alle due domande. La prima, sollecitazione che lei mi fa, io non ce l'ho con tutti i giornalisti, le ribadisco però, e credo di essere abbastanza Però chiaro in una questo. responsabilità in più, e quando noi diciamo certe cose a casa Sì. o ad una platea grande, sappiamo benissimo quale effetto creiamo e voi state orientando in qualche modo. Sì. Sì, no, non ci sono dubbi, Ok. però. Una forza politica, siccome non parliamo di un lavoro qualsiasi, una forza politica, Ma se anche il vostro è ci importante. mancherebbe, ci mancherebbe, una forza politica, se ritiene che ci sia una parte importante, magari non la maggior parte, una parte importante che attacca a prescindere una forza politica o un sindaco, come è successo con Virginia Raggi, in maniera sistematica, quotidiana, facendo un tiro al bersaglio, io le dico, liberi di farlo? Assolutamente sì, liberi di farlo. Siamo liberi come forza politica Di di dire ai dirlo. cittadini, guardate che Virginia Raggi è stata massacrata per 2 anni in maniera indegna, Casaleggio Rousseau. anche attaccandola come donna? Questo è uno stato di diritto, è uno stato civile, quello in cui c'è un gruppo Mi di preme giornalisti che a un solo. certo punto prende di Aspetta, mira un aspetta. Bonafede, poi sindaco? usciamo da questo tema. Ecco, Mi sì, preme no, solo però proprio non c'è come il donna discorso. dire Però io che invito i giornalisti proprio quell'attacco a a. cui lei si riferisce veniva da un ex assessore, non dai giornalisti, veniva da un Quale ex assessore Berdini, diciamo, che dipingeva la sindaca come una signora attacco? che non era No, proprio dei giornalisti. Però non è stata solo quella la circostanza. chiudiamo questa Lei sa pagina. benissimo che ci sono stati articoli tipo patata bollente, tipo patata Orrendi, bollita. orrendi, Lei sa orrendi, benissimo e che io si l'ho è parlato detto. di ricatti, di corruzione, di rischio di Bonafede, tangenti, però sta parlando di con una rischio di persona che ha voto. detto che quel titolo Sì, già all'epoca faceva schifo. perfetto. Detto Sì, però questo, parliamo anche di ricatti, torniamo rischio al di conflitto di corruzione, interessi. rischio di tangenti, rischio di acquisto, di compravendita di voti. Cioè, tutte cose completamente infondate. Chi lo sa che Sala ha un Vabbè, processo, per carità, non entro nel ci merito, sono per una state pagine vicenda, giornali. per un Ci reato sono state, identico. Bonafede, Ci ci sono sono stati. state. Allora lei lo chieda a 100 cittadini, vediamo quanti Di sanno Roma o della di Raggi Milano? e Di quanto Roma o di sappiamo di Milano? Sala. Di Roma o Faccia di lei, Milano? perché anche a Milano sanno di Senta, Virginia, no, non torniamo sanno sul di conflitto di Sala. interessi che è un.